iAlert si presenta con quest'icona sulla barra dei menu. Clicchiamo su Preferenze, dove possiamo impostare la durata dell'allarme e la sensibilità. In camera possiamo impostare che la foto venga inviata tramite email ad un indirizzo specificato e dal pannello generale possiamo armare il sistema con una password se non disponiamo del telecomando. Scriviamo una nuova password 1234. Disabilito l'invio per posta elettronica dell'immagine. Non ci resta che armare il sistema mediante il menu se non disponiamo del telecomando. Scriviamo la password e il sistema è armato. Ridigito la password per togliere l'allarme, ma dato che ho usato la tastiera, suona comunque l'allarme, anche se per poco. Ora nel menu Preferenze di iAlert U, nel pannello Camera, vediamo la foto scattata. Se nel pannello generale spuntiamo la casella Usa logo per bloccare lo schermo, quando armiamo il sistema, il logo di iAlert U coprirà l'intero schermo. Premendo un tasto qualsiasi, risuona l'allarme, fermo tramite il tasto menu del telecomando. Ed ecco la nuova foto scattata. Come vedete, con poca luce non si riesce a identificare il volto del ladro, ma almeno conosciamo la data e l'ora. Qui finisce la presentazione di iAlert U.